Sabato, serata di sabato di Fessore 2013, i Dot Vibes, il pezzo forte della serata saronnese di questo grande Festoria. Volete presentare il gruppo? Ciao a tutti, noi siamo i Dot Vibes, io sono la cantante Estel, alla mia sinistra prego. Sax Cecio, ciao. Basso Jack. Mina alla batteria. Io sono Salo alle tastiere. E Enrico alla chitarra. Che cosa ci portate stasera? Che cosa fate? Stasera abbiamo una scaletta leggermente ridotta rispetto al solito, veramente facciamo un'ora, il nostro genere diciamo è partito come genere in levare, ora negli anni diciamo si è modificato in base anche ai nostri ascolti e non so esattamente definirlo, però black music, soul, un po' di tutto, e ora abbiamo anche un brano in italiano e basta. Farei parlare il nostro Mina alla mia destra. Sì, so che avete un ultimo lavoro. Domanda, ecco. Perfetto, so che avete un ultimo lavoro che state vendendo. Vuoi presentarlo? Guarda, in realtà non lo stiamo vendendo, quindi vedi bene. No, allora lo stiamo dando gratis. Allora, l'ultimo lavoro si chiama Shine Light on Me, che è il nostro nuovo EP, che è uscito a maggio, il 31 di maggio, e sostanzialmente è il motivo per cui siamo in tour da maggio, e quindi abbiamo fatto tutti i nostri vari giri per l'Italia e arriviamo adesso qui a Saronno dopo aver fatto un po' di giri estivi anche, e portiamo quindi il live che contiene questi nuovi pezzi. Quindi, diciamo, la novità è un po' questa qui. Avete voglia di dirci le vostre prossime date? Allora, le prossime date, a memoria, saremo di sicuro la settimana prossima, il 13 saremo sul lago di Iseo, in un paese di cui non ricordo, in Cina, credo Pisogne, bravissima. Poi saremo ad Asti il 22, sempre di questo mese, poi il 5 di ottobre saremo in Sardegna, non mi chiedere il paese perché questo potrebbe essere veramente complicato, e poi siamo a Torino l'11, quindi la data diciamo di casa l'11 per chiudere la fase estiva, ma in realtà poi va a coincidere con l'inizio di quella autunnale invernale, quindi poi andiamo avanti dritti. Chi scrive i pezzi? Chi è la mente? Cioè sostanzialmente tutti, diciamo, ecco, chiaramente magari dei testi si occupa più Estel, capita spesso che scriviamo pezzi io e Estel insieme, però comunque come dire non ha senso andare a mettere le caselle di chi fa una cosa, chi l'altro, di sicuro quel che esce è il risultato della somma di tutti, quindi al di là di chi mette un 1% in più o in meno non credo sia fondamentale. E perché siete passati all'italiano? Siamo passati all'italiano forse perché avevamo qualcosa da dire in un momento storico come questo, qualcosa da dire in maniera più diretta, perché molto spesso capita che anche se sei forte a scrivere in inglese o in un'altra lingua e crei dei ritmi, delle melodie accattivanti, hai bisogno di avere quel contatto diretto di parola, pensiero che arriva subito al pubblico. Ovviamente non puoi avere la pretesa che tutti quanti nel tuo paese capiscano al volo una melodia scritta in inglese, e ci siamo trovati molto bene, abbiamo scritto insieme questo pezzo di cui siamo molto soddisfatti, Non mi volto mai, e niente, siamo contentissimi di questa prima volta. Dici di cosa parla questa canzone? Questa canzone parla principalmente di come molto spesso ci si perde in inutili e futili domande su quello che sei, quello che sarai, quello che sei stato, e perdendosi l'importanza del presente, quindi del momento presente, e quindi è un inneggiare a non voltarsi mai a guardare il passato, ma a essere pronti per viversi il presente, la realtà delle cose. Che cavolo, una tematica non da poco, un carpe diem moderno. Sì, direi di sì. E com'è stato essere uno dei gruppi più passati su MTV? Ma bello, insomma, mi sembra una cosa abbastanza normale. No, bello soprattutto perché era inaspettato, nel senso che il singolo che ci ha permesso di andare su MTV, Now Think About It, era in realtà uscito vari mesi prima e, come dire, è rimasto un po' in stallo, e tant'è che noi infatti eravamo rimasti un po' basiti da questa cosa perché era un pezzo su cui avevamo lavorato molto, e soprattutto diciamo è stato il pezzo che ha aperto questo nostro filone nuovo un attimino più incentrato sull'attualità, non che prima noi non ci occupassimo della vita che viviamo tutti, però come dire eravamo un attimino più immersi dal punto di vista estetico, concettuale all'interno di questa musica, e quindi fai conto che questo pezzo è stato fatto, è passato in sordina per un tot di mesi finché è arrivata la chiamata totalmente inaspettata, tra l'altro in un periodo di pausa nostro, e quindi boh, sì, è stato ulteriormente una cosa buona. Chiaro che
appunto noi magari negli ultimi anni ci eravamo un po' staccati da questa questione di MTV perché era un po' cambiato rispetto a quando eravamo magari dei quindicenni, però come dire la Marcord è partito istantaneamente la prima volta che ci siamo visti in tele, comunque era la tele con cui crescevamo a 15 anni a guardare i cosiddetti idoli del tempo, quindi esserci sopra direi che è stata una bella cosa. Adesso invece voglio chiedervi qualcosa su di voi. In tutti i gruppi c'è sempre un ritardatario alle prove. Chi è il ritardatario? Ce ne sono troppi. Beh, allora la palma. Aspetta. Beh, la palma del ritardatario è il sassofonista Cecio. Lui è... Perché sei sempre in ritardo? Beh, ho una scarsa praticità con la vita e l'organizzazione, quindi mi perdo in piccole cose che poi sommate fanno sì che il tempo passi e io arrivi tardi. Ok, poi c'è sempre uno che si presenta ubriaco ai concerti. Bah, allora abbiamo dato in passato, però diciamo che credo sia una parentesi chiusa, poi vediamo se questa sera magari si riapre eccezionalmente, ma non credo, perché manca un'ora ormai, come perché puoi ben tu. Vedere no, giammai, no, io no. E quello che fa le battute a ogni momento e interrompe le prove. quello sono un po' più io. A me piace, sono un giocherellone, un burlone, quindi mi diverto sempre, riesco a divertirmi sempre in qualsiasi situazione, anche prima di andare a dormire, sempre. Quindi, una barzelletta? No, barzellette no, più che altro slang, tanti slang, ormai loro li sanno tutti a memoria. Cioè, storpia parole note. Storpio parole, sì, no. Ce ne sono tante, cioè adesso lì così non me ne viene una, magari a voi vi viene no in mente, no però... è che non si riesce a creare la, come dire, la tensione giusta. No, deve, però se venite dopo vogliamo fare un after show, lì di sicuro qualcosa esce sicuro, no? Fa parte del gioco, ormai il nostro mood funziona anche su quelle cose lì. E tu invece, che sei l'unica ragazza, come ti trovi con tutti questi maschi? Beh, dopo un tot di anni inizi a capire un certo tipo di dinamiche, capisci che così come devi sopportare certe cose, anche loro dovranno sopportare certe cose di me, ma c'è un equilibrio alla fine giusto, perché comunque al di là dei ritardi, delle cose, di tutto, l'affetto, il rispetto e la concezione che questo, al di là di divertimento, di tutto, è lavoro, perché non fai solo musica, ovviamente nella vita non è per tutti così facile, si crea col tempo e quindi col tempo che passi insieme, con le cose che vanno, le cose che non vanno, il vederti insieme in televisione, come passare il tempo insieme in saletta, a creare pezzi, mangiare insieme, fare mille cose che costituiscono il tutto della band, quindi se sono qua è perché mi trovo bene, ovviamente. Ma qual è la cosa che fate insieme, a parte suonare, che vi divertite un sacco? Beh, sostanzialmente quando si suona sempre, magari quando abbiamo un day off, quindi un giorno di buco fra una data e l'altra, diciamo che ci dilettiamo quella due volte all'anno nella gita di mare, perché altrimenti, come ben vedi, mettere insieme tutte queste persone senza la prova, il concerto, non è facile, perché poi magari ognuno ha veramente altri gruppi, altre cose, quindi come dire, nel momento in cui ci troviamo, che ci piace o no, dobbiamo comunque sempre fare qualcosa di utile, non possiamo fare i cazzoni sempre, nonostante poi ci venga anche nei momenti in cui dobbiamo fare le cose serie, però come dire, l'idea in partenza non è quella, poi tante volte, come dire, lo diventa in corsa. Ma chi è il mago della tintarella? Mago quando andate al mare? Il mago della tintarella qua è una bella battaglia, perché non ce n'è uno, forse lui è il ragazzo. Ma lui si abbronza un po' di più, lui stando all'ombra. Lui si abbronza stando all'ombra. Io mi abbronzo all'ombra, quindi l'uomo ombra. Sei fortunato, c'è gente che spende soldi per fare le lampade. Poveracci, sono doni, uno o ce l'ha o non ce l'ha, o nasce così o non nasce. Dovete assolutamente venire a sentire i Dot Vibes, perché sono simpaticissimi e stasera suonano a Festoria, pezzo forte della serata del sabato. Un bel saluto ai telespettatori, un bel saluto corale. Ciao! Addirittura con la ola. Con la ola. Beh, sì, adesso la dovete organizzare. Dai. No, io non so farlo. Dai, parti in piedi tu e poi no, dai, in piedi no. No, in piedi no. Braccio. Olle! Dai, ci vediamo dopo. A dopo.